Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi per questa rubrica di Nuova Finestra ti voglio parlare di questo progetto che abbiamo fatto in Abruzzo, che era caratterizzato dalle innumerevoli richieste del cliente. Probabilmente non ti dirò nulla di nuovo perché le richieste sono sempre tante, ma qui credimi che abbiamo avuto il nostro bel da fare. Ti basti pensare che abbiamo dovuto usare una serie per i battenti, una per gli scorrevoli alzanti, una per un infisso che andava costruito come una facciata continua strutturale, un'altra facciata che abbiamo usata per fare delle pensiline in copertura e tre modelli di porte blindate diverse, tra tutte le altre cose. Le esigenze del cliente erano la termica elevata perché eravamo a 1000 metri di altitudine, quindi una zona molto fredda e anche molto ventosa. C'è il problema dell'irraggiamento solare, perché la maggior parte di queste aperture erano senza schermatura, quindi dovevamo proteggere dal sole. Ci occorrevano delle zanzariere di grandissima dimensione, tutti gli infissi con la cerniera scomparsa, tutti gli scorrevoli con le guide incassate al pavimento e anche uno scorrevole con una parte ad angolo, così, e vetro contro vetro, senza nessun montante. Quindi le cose erano abbastanza complesse. Tanto per divertirsi, mi ricordo che alla chiusura del contratto il cliente mi disse: William, mi raccomando, le zanzariere non le voglio vedere, incasso totale. Quindi non incasso come siamo abituati a fare, dove magari vedo comunque una bara maniglia qualcosa, no, il cliente non voleva vedere nulla. Era un lavoro molto importante, lo volevo assecondare e ho trovato la soluzione per farlo. Chi mi conosce sa che per me il vetro è fondamentale perché la finestra è una cornice che deve tenere sul vetro. Quindi siamo partiti appunto dalla scelta del vetro. Abbiamo calcolato la statica, abbiamo calcolato che occorreva un vetro almeno da 10 mm sul lato esterno, quindi abbiamo fatto un vetro stratificato 5 più 5 con due plastici, quindi due vetri da 5 più due plastici di PVB al centro, una vetrata tripla perché per avere delle termiche molto buone come quelle che occorrevano a 1000 metri di altitudine era fondamentale usare un tripalastra, quindi due camere, sempre con gas argon come materiale isolante e non con l'aria, sempre con calandrina termica, ma con un accorgimento di delle valvole per compensare la pressione. Infatti, quando il vetro viene prodotto in una zona e viene trasportato e montato in un'altra con un dislivello di 1000 metri o superiore, è molto importante ricordarsi di questa cosa, altrimenti la vetreria non può saperlo e i vetri molto probabilmente saranno da buttare. Sai cosa costa il vetro in questo momento, quindi e bisogna ricordarsi assolutamente di questa cosa, tra le mille cose che bisogna ricordarsi. Poi, sempre riguardo al vetro, abbiamo utilizzato un vetro selettivo per avere un fattore solare inferiore a 35 e non rischiare di surriscaldare tutti gli ambienti della casa, perché come ti ho detto eravamo sprovvisti di schermature solari. Poi abbiamo fatto il filo grezzo in tutte le lastre, perché erano lastre grandi e importanti. Il filo grezzo aiuta a prevenire il rischio di shock termico e agevola anche il montaggio, lo rende meno pericoloso. In ultimo, riguardo al vetro, per gli angoli che ti accennavo senza montante, lì abbiamo una canalina che rimane a contatto con i raggi UVB e quindi è importante dirlo alla vetreria che realizzi quel vetro con un sigillante strutturale, non con i sigillanti normali comuni che normalmente sono protetti dal profilo, altrimenti sarà un sigillante che si deteriorerà col tempo. Poi, finita la scelta del vetro, siamo passati al materiale. E il cliente era già un cliente sciuco da più di 30 anni, si era trovato bene, quindi a noi l'alluminio andava benissimo perché tutte le cose che dovevano realizzare si sposavano perfettamente, infissi molto grandi, le soglie incassate al pavimento, i profili più sottili possibile. Quindi abbiamo scelto la serie dell'asciugo più performante per i battenti, lo scorrevole alzante sempre, sempre asciugo e la ferramenta eravamo stati fortunati perché già di serie ha una ferramenta scomparsa. E soprattutto una ferramenta con molta portata perché questi vetri pesavano veramente tanto. E poi siamo stati fortunati perché la ferramenta era già di serie scomparsa con un'apertura totale a 180 gradi e aveva anche molta resistenza perché i vetri che abbiamo scelto, 5 più 5 dentro e fuori con 5 mm al centro, erano vetri che superavano i 60 km quadrato. Quindi nelle porte finestre serviva una cerniera che tenesse almeno 130-160, qui eravamo a 160 kg, eravamo tranquilli sia per il vento sia per la portata. E nelle porte blindate abbiamo trovato un modello di porta blindata per l'ingresso con cerniera scomparsa che permetteva anche
di affiancare dei fianchi crocifissi, infatti era con gli ingressi un po' all'americana, con i due vetri e l'anta centrale apribile, molto bello. Poi un'altra porta, era diciamo così una porta di servizio, lì è l'unica che mi ha lasciato con le cenerialiste, erano due ante, e poi un'altra porta dentro casa in cui serviva la sicurezza ma anche l'estetica, non serviva la termica, quindi abbiamo usato un altro modello di porta, sempre con cenere scomparsa, un po' più sottile appunto perché non serviva la termica, così passava un po' più inosservata e sembrava quasi una porta normale. Poi siamo passati alla progettazione dei controtelai. Per i controtelai abbiamo utilizzato il legno USB, che è un bel compromesso tra prezzo e prestazioni, tenuta agli agenti atmosferici alla pioggia prima del montaggio, all'umidità più che alla pioggia, diciamo, e abbiamo creato una specie di mini cassoletto scrigno per contenere le zanzariere. Infatti abbiamo scelto delle zanzariere plissettate, che erano le uniche a quei tempi che ci consentivano di fare delle dimensioni di 4 metri, 2 metri da una parte e 2 metri dall'altra, erano le uniche a quei tempi che avevano una certificazione di tenuta al vento, infatti una certificazione in classe 2, era molto importante perché il proprietario si era accomodato tante volte a William, è una zona molto ventosa, e infatti ce ne siamo accorti anche in fase di montaggio, che c'è stato sotto qualche giorno abbastanza ventilati, diciamo così. E queste zanzariere siamo riusciti a incassarle totalmente, chi ha fatto il controtelaio è diventato un po' matto, però alla fine il lavoro è venuto bene, il cliente è stato soddisfatto e è già diversi anni che non ci ha più chiamato, quindi ritengo che tutto sia andato per il meglio. L'altra cosa importante per il controtelaio è stato l'incasso delle guide. Noi in questo caso usiamo una specie di vasca in acciaio inox, una predisposizione da collegare alla rete fognaria in cui dentro andiamo ad alloggiare la guida per avere il pavimento completamente a zero, cosa che vediamo che giornalmente viene richiesta negli scorrevoli, è anche una delle forze degli scorrevoli di poter incassare le guide, cosa molto più complessa nei battenti, anche se qualcosa si sta muovendo in questo campo. Ecco, questo tipo di guida è molto importante che venga posata perfettamente in piano perché ne determina il buon funzionamento dello scorrevole. È molto importante che sia fatta in acciaio inox perché la lamiera zincata col tempo farà comunque la ruggine perché lì giù umidità, acqua quando piove ce ne va a bizzeffe. E l'altra cosa, si può realizzare in taglio termico, si può fare in due pezzi separati, uno al centro e un pezzo isolante, stessa cosa che viene per l'alluminio taglio termico, è un po' più complesso, un po' più costoso, ci sono i casi dove si può fare e casi dove non si può fare, dipende dal cantiere. Poi quando hanno montato i controtelai, perché in questo caso li ha montati l'impresa, siamo tornati a fare le misure, anche se eravamo molto lontani, perché in Abruzzo c'erano circa 400 km. Consiglio sempre di tornare a fare le misure, di verificare, soprattutto magari quando abbiamo le guide incassate con il laser. Ricordo ancora tanti anni fa, sarà 15 anni fa, mi capitò un cantiere in Bologna, dove destra a sinistra era montata perfettamente, al centro faceva una conetta di circa 10 mm, quando montavi l'anta faceva di questo. Qui era storta, nel mezzo era dritta e dall'altra parte era ancora storta. Impossibile fare un lavoro a livello d'arte. L'unica soluzione è fare smontare tutto e rimontare e ritornare a controllare. 100 misure, un taglio solo. Spero che questo breve racconto vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo che ho voluto condividere con tutti i miei colleghi. Ciao e al prossimo video!